Tra circa un anno nel comune di Taranto si tornerà a votare per rieleggere il sindaco e il consiglio comunale. Vediamo un po', siamo proprio nel cuore pulsante del capoluogo ionico in via d'Aquino, vediamo i cittadini verso chi sono orientati come sindaco. È un discorso che non si può risolvere in due battute, né avrei un candidato da sostenere. Una tipologia di sindaco allora? Qualcuno che possa fare, sono parole abbastanza sciocche anche perché sono abusate, ma qualcuno che possa fare davvero il sindaco e preoccuparsi davvero di questa città che sta non cadendo ma decadendo progressivamente. Temiamo sempre che si sia toccato il fondo, ma vedo che il fondo continuiamo a scavare tranquillamente. Peraltro mi sta facendo questa domanda davanti a un emblema di Taranto. Anche noi siamo ex liceali e vedere uno spettacolo. Anch'io. Bene, vedere uno spettacolo indegno di questa portata, fermo da tanti anni, senza nessun problema e senza nessuna risoluzione possibile, fa male davvero. Quindi poter sostenere qualcuno è veramente difficile. Signora, lei pensa che sia una questione di uomini o di ideologie? Almeno per la scelta del sindaco. La scelta del sindaco è una questione di uomini, non di ideologie. Di uomini e di fermezza soprattutto. Nel senso che noi abbiamo avuto sempre persone che non hanno avuto la forza di portare avanti le idee positive per la città, credo, non sono molto addentro alla politica, però mi vedo abbandonata, mi sento abbandonata. Chi ha avuto la forza non ha continuato bene come avrebbe dovuto. Si riferisce a Cito? Probabilmente. Bene come sindaco di Taranto? Ma veramente è una domanda piuttosto difficile, non so. Sicuramente Taranto è una splendida città, però ridotta malissimo. Di Stefano è soddisfatta o no? Non eccessivamente. Sinceramente nessuno. È deluso? Sì, molto, molto. E come pensa che si orienterà in cabina elettorale? Ci sto pensando, guarda. Comunque favorevole 5 Stelle.